oggi vi presentiamo il nuovo iLife di Apple con una particolare attenzione al programma iPhoto. Quindi adesso vediamo tre esempi di quello che può fare questo meraviglioso programma, anche perché ci sono delle cose che è meglio sapere. Una delle funzioni principali di iPhoto è quella di poter mettere i tag sulle immagini, per cui possiamo riconoscere un volto solamente semplicemente taggandolo. Per cui adesso vediamo, prendiamo un'immagine qualsiasi, vabbè, la più semplice, magari possiamo farlo anche sui luoghi, per esempio sulle persone, più facile, perché immaginiamo di vedere l'immagine e di sapere chi c'è nell'immagine. Quindi per vederlo, ecco, qui facciamo un ingrandimento, clicchiamo e aggiungiamo il tag. Quindi inserisci il nome, lui è Matteo, eccolo. E poi possiamo anche lasciare vuoto lo spazio, oppure possiamo addirittura come dire, creare un nuovo tag. Ecco, vediamolo, questo è finito, quindi abbiamo, ok, possiamo chiudere qua. Io adesso farei un nuovo tag, giusto per avere un'idea, eccolo, sempre la stessa foto usiamo, ecco, ingrandiamo, nuovo. E facciamo proprio il disegno, ecco, aggiungi volto mancante, perché qui ci sono solo due volti, però supponiamo di voler inserire una persona all'interno di un gruppo, per cui magari lui non riconosce subito tutti i volti, e la possiamo taggare noi. In questo caso la mettiamo direttamente, rimettiamo il nome, Matteo, eccolo lì, e fine, il gioco è fatto. Semplice, no? Quindi questa è un'altra cosa molto... molto bella e molto utile di questo programma. Eccolo qua, Matteo, e l'abbiamo taggato e si vede anche il tag. Questa invece è la funzione luoghi, in un senso che si può inserire tutte le immagini all'interno di Google Maps taggando la nostra immagine sulla mappa. Quindi se vogliamo, che ne so, il filmato delle vacanze, abbiamo visto i nostri amici in quel ristorante, li mettiamo all'interno delle immagini taggate su Google Maps. Quindi adesso qui facciamo un esempio su Mantova, per esempio siamo stati a settembre, ecco qui inserisci la posizione corrente, adesso inserisci luogo e noi andiamo a cercare Mantova, eccola, e quindi siamo già sulla mappa. Poi si può fare il dettaglio della mappa. Ecco qua, schiacciamo fine, troviamo un'immagine dove possiamo fare il dettaglio esatto del punto esatto di dove si trova luoghi, eccolo qua. E qui vediamo sulla mappa la immagine e il punto esatto di dove è stata scattata la fotografia all'interno di Mantova, ovvio, questo è. Qui facciamo vedere tutte le immagini, mostra tutto, e quindi noi in base al nostro album sappiamo che possiamo avere anche un link su Google Maps. Questo invece è il programma delle presentazioni. Noi scegliamo un album di fotografie e loro ci fanno automaticamente delle presentazioni. Ce ne sono tantissime. Vediamone magari un'altra, più semplice, ecco, qui ci sono tutte gli esempi. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks... Ok ragazzi, per oggi è tutto, qualsiasi cosa avete bisogno, una mail, e noi vi rispondiamo.